Allora, un altro fenomeno molto importante che si sta riscontrando in questi ultimi anni è il problema se il sistema bancario nostro deve essere un sistema bancario nazionale o un sistema bancario europeo. Quindi ormai la strada è segnata, si parla di un sistema bancario che deve essere il più integrato possibile a livello europeo. Però un sistema bancario, sia esso nazionale sia esso europeo, per funzionare deve essere solido. E allora questo cosa significa? Significa che per un buon funzionamento dell'economia è indispensabile che il sistema bancario, oltre ad essere solido, sia sano ed efficiente. Questa è la situazione normale, questa situazione funziona quando non ci sono problemi nel concedere credito, nell'ottenere finanziamento, nel fare investimenti. Cosa sta succedendo a seguito di questa crisi che ormai è prolungata a partire dal 2007-2008? È che le banche stanno operando in una congiuntura cosiddetta sfavorevole, cioè le imprese che vengono finanziate non sempre sono in grado di restituire per tempo o con regolarità i finanziamenti conseguiti, ottenuti, oppure addirittura le imprese non riescono a restituire i finanziamenti ottenuti. Quindi questo è un primo indicatore, la congiuntura sfavorevole sicuramente rende più rischioso operare e fare banca in un sistema economico. Un'altra cosa importante è che le banche devono essere anche efficienti, quindi efficienti vuol dire lavorare tenendo conto dei costi per produrre la propria attività, dei ricavi e quant'altro. Ed è importante allora sempre più che un sistema bancario sia sano, solido ed efficiente. Però occorre che qualcuno in qualche modo vigili su questa circostanza, su questa situazione. E quindi la Banca Centrale Europea ormai ha assunto, almeno per le banche più importanti, anche il ruolo di vigilanza, quello che veniva svolto dalle banche centrali nazionali fino a poco tempo fa. E allora cosa sta facendo? Sta improntando una vigilanza in modo tale che a livello centralizzato si possa controllare il funzionamento delle più importanti banche, dei singoli sistemi bancari nazionali, che sono le più importanti anche a livello europeo. Che cosa si è riscontrato? Si è riscontrato che in questa fase di crisi, diciamo, le banche sono trovate da un lato ad avere gli attivi più rischiosi. Cosa vuol dire con il termine attivi più rischiosi? Vuol dire che le attività di finanziamento che sono state fatte nei confronti delle imprese e delle famiglie sono diventate sempre più difficili in qualche modo da recuperare come finanziamento erogato, e quindi l'autorità di vigilanza ha detto alle banche: mi raccomando, controllate queste attività che diventano sempre più rischiose. Ma dall'altro lato non si può nemmeno non concedere credito, e quindi una banca si trova, essendo un'impresa, ad operare in un sistema, in un ambiente più rischioso. E allora che cosa dicono le autorità di vigilanza? Bene, puoi operare in un ambiente più rischioso, ma a condizione che tu in qualche modo sei più forte. E un elemento chiave che sta emergendo è che tutte le banche devono avere un patrimonio più forte. Voi sapete che il patrimonio è l'ultimo baluardo nei confronti dei creditori di un'impresa. Quindi le banche cosa stanno facendo? Stanno aumentando il proprio patrimonio in qualche modo per avere le spalle decisamente più grosse, per poter sopportare, poter correre con un peso, il credito che in qualche modo non è sempre restituito, in modo sempre più veloce, senza cadere. L'obiettivo finale qual è? Garantire a tutti noi che portiamo i soldi in banca che quella banca è solida, dobbiamo fidarci e non rischiamo di perdere i nostri soldi.